in maniera distorta. Sembra quasi che questa calamità politica che ci è piovuta addosso sembra un fatto naturale, sembra qualcosa che dobbiamo comunque accettare e subire. Oggi noi siamo qua per costruire invece quello strumento forte per gridare tutti assieme che noi questa politica non la vogliamo, che noi questa politica la rigettiamo al mittente, che vogliamo una politica vicini alle persone, alla gente che lavora, al cittadino, una politica che sia piena di umanità, una politica che guarda quali sono gli interessi concreti, gli interessi reali di ognuno di noi. Per fare questo occorre che tutti noi facciamo dei passi indietro e tutti assieme ci mettiamo a scrivere questa pagina. Guardate, non è difficile, basta avere la buona volontà. In questo movimento, in questa consulta rivoluzionaria, già il nome l'abbiamo scelto per dare l'idea che qua stiamo guardando alla pancia in maniera particolare, perché la gente vive ormai in una situazione di precariato, che quel problema se lo sente addosso, quel problema non la fa dormire di notte. Per fare questo, dicevo, occorre fare dei passi indietro ognuno di noi e assieme lavorare in maniera comune. Noi oggi non siamo qua per scrivere un programma politico, siamo qua per costruire un soggetto sociale, siamo qua per creare un blocco sociale, per dare battaglia a quella politica che oggi risiede in via Roma Cagliari, siede nei palazzi romani, siede a Bruxelles. Noi inizieremo da Cagliari. Se noi riusciamo in questo intento, mobiliteremo le forze popolari in una sollevazione democratica e azzerare questa compagine parlamentare corrotta, incapace e dormiente. Tutti a casa sarà il nostro grido. Tutti a casa. Vogliamo tracciare da noi il nostro destino. Noi siamo il popolo, noi rappresentiamo il popolo e rappresentiamo soprattutto quelle persone che oggi non sono qua, che comunque sono con noi, sono persone, quel malessere latente che è ovunque, sta a noi cercare di andarlo a cogliere e canalizzarlo in questa battaglia comune. Oggi da questa iniziativa io voglio vedere, e noi tutti che abbiamo promosso questa assemblea, vedere di iniziare un nuovo percorso. Prima stavo parlando con un pastore che mi diceva: ma Felice, ma noi come movimento Pastori Sardi abbandoniamo le nostre battaglie, la nostra identità? Io ho detto: no, non abbandoniamo niente, anzi ci rafforziamo. Perché ha detto: che senso ha organizzare noi come movimento una manifestazione per andare a spiegare una piattaforma a chi? A chi vogliamo mandare via? A chi ha tradito più di una volta la nostra fiducia? Chi ha tradito i contratti scritti? Gli accordi? Noi con quella gente non possiamo più dialogare. Non possiamo più andare a spiegare quali sono le nostre problematiche, quali sono le soluzioni per venire fuori. Ecco perché è importante fare questa pausa, azzerare questa politica e poi, nella speranza che altri soggetti politici più intelligenti, più capaci, possano cogliere il nostro e il malessere di questa società. Grazie.